Una volta chiese a Gianroberto che lavoro avrebbe fatto nella vita se avesse fatto qualcos'altro. Lui si fermò un attimo, mi guardò e disse: senza dubbio, io avrei fatto lo studioso del futuro. Lui piaceva molto la storia, leggeva libri di storia tutte le settimane. Infatti a casa abbiamo tonnellate di libri di storia. Lui era un lettore accanito, vorace, onnivoro, come dico spesso, quanti gliene davi di libri, tanti ne leggeva. Trovare gli ispiratori è difficile. La sua formazione si è concretizzata con lo studio di autori spiritualisti, grandi pensatori tradizionalisti, poi è stato sicuramente influenzato dalla visione filosofica di Federico Nietzsche, Elia Scanetti, ricordo che aveva tutti i libri, leggeva talmente tanto e di tutto che è difficile dire a chi si potesse riferire. Non so se lui abbia avuto veramente dei personaggi storici di grande ispirazione. In realtà, quando ci incontravamo, spesso e volentieri mi citava il tassista con il quale aveva parlato o il fruttivendolo sotto casa, perché poi era un intellettuale che sapeva sempre trasformare la cultura e il pensiero in azione. Non credo che ci sia un ispiratore. Per dire, una volta facemmo una lunga discussione su pensieri di Gurdjieff. In altre occasioni c'era l'influenza appunto dei pensatori della democrazia diretta, con due filoni, uno quello francese di Rousseau, l'altro quello americano. In qualche modo Roberto era un erede di Robert Owen, l'imprenditore socialista dei primi del secolo, per il quale l'innovazione tecnologica era premessa della sua utopia. Ecco, torna il tema del nesso fra innovazione tecnologica e rinnovamento politico. E quindi in questo Olivetti è stato certamente un suo punto di riferimento. Credo che molto siano diciamo, gli scrittori di fantascienza o film, come Blade Runner o Odissea 2000, Odissea nello spazio. Mi ha fatto a volte anche l'esempio di Asimov, che ha fatto questa trilogia della Fondazione, che è uno dei suoi romanzi più famosi, dove appunto mi aveva spiegato che Asimov, per inventarsi l'impero, per raccontare come funzionavano tutte le dinamiche tra i vari pianeti, le fasi di crescita, di declino e di rinascita, Asimov si era ispirato a quello che era successo con l'impero romano. Quindi, partendo dalla storia antica, lui è riuscito a immaginare un mondo che ci sarà magari tra decine di migliaia di anni. Lui percorreva un po' l'idea che giustamente si ha che noi siamo dei nani sopra alle spalle dei giganti del passato. E ci sono effettivamente alcuni degli antichi personaggi che sicuramente ispiravano Gianroberto, ma non per l'aspetto macchiettistico dell'essere, ma proprio per quello che era l'aspetto innovativo. Secondo me a lui piaceva molto Napoleone, quest'idea del piccolo uomo corso che attraverso la propria tenacia, la propria lungimiranza era stato in grado di sovvertire tutto quello che era stato il potere cristallizzato dell'Europa. I personaggi che preferiva erano sicuramente quelli che erano riusciti a cambiare la storia, da quel momento in poi. È stato molto interessato dalle figure dei dittatori. Nonostante fosse un uomo particolarmente innamorato della libertà e dei diritti civili, era uno studioso di tutti coloro che avevano instaurato regimi severi, restrittivi, ma funzionanti. Per lui l'aspetto di funzionalità era evidentemente eminente su tutto. Quindi è stato ammiratore e studioso di Gengis Khan. Che poi aveva i suoi messaggeri dardo che riuscivano a comunicare in tempi brevissimi, quindi aveva basato proprio la sua organizzazione su una rete molto efficiente. E grazie a questa rete efficiente
era poi riuscito a conquistare e a innovare rispetto al passato. Che è stato un grande ammiratore di Stalin, personaggio controverso e al tempo stesso un grande ammiratore di Hitler, non certo perché fosse né comunista né men che meno nazionalsocialista, ma perché era molto interessato a quelle riforme sociali che andavano a favore del popolo e degli strati più poveri della nazione. Per capire la globalizzazione dobbiamo capire la storia degli altri. Non si può pensare che cinesi, indiani, eccetera, eccetera, abbiano un sottostante culturale inerte che è una serie di superstizioni, di cose destinate a sparire e a essere sostituite dal pensiero occidentale. Non è così. La cosa più probabile è che vengano fuori gli ibridi culturali nuovi. Devo dire che Gian Roberto mi capì a volo e simpatizzammo subito su questo punto. Ricordo che gli regalai un libro che gli piacque moltissimo, Il Grande Gioco, che era un libro sulle guerre anglo-russe per il controllo dell'Asia, e questa fu una cosa che piacque moltissimo a Gian Roberto. Capire che c'erano queste pagine di storia ignorate dalla cultura tradizionale italiana era una cosa che lui adorava. Una delle ultime cose che Gian Roberto ha fatto era di interessarsi all'idea di singularity. La singolarità tecnologica è quell'idea secondo cui arriverà un momento dove la tecnologia sfuggirà al controllo dell'uomo e avrà effetti imprevedibili sulla nostra realtà. Ecco, lui pensava che questo fosse qualcosa che poteva mettere a rischio quello che era la nostra identità come persone, come Homo sapiens, e dunque gli sarebbe piaciuto riuscire a studiarla a fondo per riuscire a fare in modo di anticipare tutti quelli che potevano essere gli aspetti negativi. Da una parte lui vede nel singularity un pericolo, nel senso che la macchina, la connessione fra le intelligenze artificiali finirà per distruggere l'uomo, ma dall'altra parte si serve proprio dell'intelligenza digitale per creare il movimento. Perché lui vedeva che ad esempio anche la rete stessa, il digitale, poteva avere un futuro divergente, poteva essere l'antidoto a tutte le dittature o anzi un acceleratore delle dittature, dipendeva da come l'uomo avrebbe scelto di utilizzarla. La sua idea era che l'uomo però già oggi poteva riuscire a comprendere come distinguere questi due aspetti e quali scelte fare per l'impatto che avrebbe avuto sul futuro. Pensava che analizzando, capendo le logiche sottostanti a queste tecnologie e applicando quello che era stato già sperimentato nella storia, potesse fondere queste due conoscenze e capire cosa sarebbe successo. Roberto ci ha insegnato a ragionare in un modo differente, di vedere il futuro come qualcosa di vicino, come qualcosa in cui già siamo presenti, non come qualcosa di lontanissimo che avverrà anche in modi indeterminati. La sua convinzione era che più riusciamo a percepire il futuro nel nostro presente, più riusciamo a vederlo ascoltando i segnali deboli e più riusciamo veramente a costruirlo. E capì anche l'importanza del guardarsi indietro per vedere in avanti, di qui la sua passione per la storia.